Vi ringrazio tutti per essere venuti. Finalmente siamo arrivati alla premiazione del primo concorso online Salso in un click. Vi abbiamo fatto aspettare un sacco di tempo perché volevamo speravamo di riuscire a fare la premiazione in un momento speciale. E ci è parso questa mostra un momento speciale perché è la prima collaborazione ufficiale che l'associazione Cartoline da Salso Maggiore sta facendo insieme alla Proloco e insieme all'amministrazione. Qui il ringraziamento è veramente sincero nei confronti dell'assessore Isetti, dell'ufficio turistico che ci ha messo a disposizione gli spazi e del sindaco Filippo Fritelli che oggi vi premierà. È anche un altro momento speciale perché questa mostra racconta nelle fotografie di Cavallini un angolo di Salso che qualche volta viene dimenticato. Lo scopo della gara a cui avete partecipato quest'inverno era proprio invitarvi a spegnere il computer e girare per Salso e mandarci una fotografia. Mandarci una cartolina, era quello lo scopo, ritornare a guardare Salso Maggiore. Mi fermo qui, logicamente, passiamo finalmente ai premi e partiamo subito con la categoria dintorni di Salso Maggiore. Allora, passo al sindaco. Cominciamo dal terzo classificato al primo, no? Ci sono quante tre categorie e tre premi speciali. Ogni categoria ha tre, diciamo, premiati. Allora, categoria dintorni di Salso Maggiore, terzo classificato, prua di Ivana Passera. Sei qui con noi. Allora. Ecco lei. No, volevo capire qual era il premio, no? Complimenti. Grazie a lei. Complimenti. La giuria era... La pergamena, scusi signora, non siamo abituati a queste alle premiazioni, ci dimentichiamo, ci scusi. La giuria, mi interrompo un attimo, era secondo noi era qualificata, nel senso che c'erano tre foto amatori, c'era un fotografo professionista che vi manda i suoi saluti perché adesso è in montagna e c'era una guida naturalistica, troverete il suo saluto sul sito di Cartoline del Salso Maggiore, che ha collaborato come presidente, ha collaborato con importanti riviste tipo Natural Geographic, eccetera. E abbiamo, ogni giurato ha dato le sue preferenze, dopodiché il presidente di giuria è andato a vedere quanto era piaciuta ai visitatori di Cartoline ogni foto. In qualche caso anche la classifica è stata un po' cambiata dal presidente di giuria, che è stato molto molto fiscale. Quindi è stata una gara vera in cui avete partecipato e complimenti davvero a chi ha vinto. Allora andiamo avanti, categoria dintorni di Salso Maggiore, secondo classificato, il mare di nebbia dalla roccia nera di Romano Iotti, che non è potuto venire e quindi so già che devo portarglielo io il premio. Il primo classificato Sera, di quello che possiamo definire un grande fotografo perché ho visto parecchie sue opere, Mauro Frambati. Troppi complimenti, no? Questo c'è il buono per andare da Foto Digital Salso e riceverà il premio del nostro sponsor. Grazie. Categoria Salso Nascosta, terzo premio, strada pedonale di Anna Ghidetti. Mi ha mandato un'email in questo momento al mare, si scusa di non esserci. Dopo le vediamo però queste foto, sono, no? Sono tutte appese di là, okay. E sono tutte da firmare, perché dopo le utilizzeremo magari per qualche altra cosa, con le vostre firme. Abbiamo rinunciato alla qualità magari dell'immagine perché lo scopo era veramente visitare Salso. Però se volete firmarle, se volete le riutilizzeremo per l'archivio, per qualche altra cosa, per ricordare anche questo momento. Secondo classificato della categoria Salso Nascosta, la visibilità nascosta di Vale Iup. Ciao, piacere. Questo è la pergamena. Qui a ritirare il tuo premio. Il primo classificato della categoria Salso Nascosta è già stata premiata in anteprima perché doveva, diciamo, fare la guida ai visitatori del Verzieri, Tappeti Orientali di Elisa Rizzardi.
Vedo, comincio alle 15.40, quindi giustamente l'abbiamo premiato in anteprima. Categoria passeggiando per Salso, terzo premio, Primavera al Cursal di Ivana Passera. Non è potuta venire, e glielo faremo vero. Non è, ah, ok. E beh, io leggo quello che c'è scritto qua. Primavera al Cursal, sì, di Ivana Passera. No, no, sotto. Sì, 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 che stato invece era questo. Prue. È la stessa persona? No, poi lo chiamerò. Va bene. Okay, no, è giusto così, davvero. Va bene. Secondo classificato, passeggiando per Salso, una veduta fuori dal comune di Andrea Saccani. Ecco lei. Grazie. Primo classificato di questa categoria, Riflessi di Stefano Ceresa. Che c'è o non c'è? Che è venuto stamattina. Che è venuto stamattina. Ah, ok, ok. Adesso passiamo ai premi speciali, ne vedo tre complessivamente. Allora, premio speciale all'ospite, si chiama Panorama di Lucinda Insollia. Sta arrivando? È un ospite di Salso? Premio speciale alla donna salsese, Castello di Scipione Notturno di Monica Bassetti. Ultimo dei tre premi speciali, premio speciale alla Valenza Turistica, San Nicomede di Pierangelo Rabuffi. Lo chiameremo. Lo chiameremo se vuoi. Lo ripete. Finito l'elenco. Adesso vi invitiamo a visitare la mostra. L'anno prossimo e nelle prossime occasioni cercheremo di snellirci, di fare le cose fatte sempre meglio. Era la prima volta e speriamo che vi sia piaciuto. Vi invitiamo a firmare le vostre opere dentro e dopodiché c'è da visitare il Berzieri, poi c'è 18:20 e la domenica, esatto, a Salso è piena per oggi. Insomma, grazie a tutti di essere venuti. Arrivederci. Grazie. Buonasera, scusatemi l'intrusione, mi sposto. Io volevo dire solo una cosa, noi della Proloco questa è la prima manifestazione che facciamo con cartoline e ci teniamo tanto perché è un pezzo di storia che viene riscoperto. È la prima manifestazione, io ci tenevo a fare un regalo speciale a Roberto, che non è niente di che, ma è soltanto la dimostrazione che insieme si può fare qualcosa. Non ho il balletto, quindi... Grazie. Grazie, mille grazie a te.